E Zacchete! Io sono Luca. Io sono Claudio. Siamo qui da Baseline dal 2009. Se non ho capito un basso. Non facciamo per voi! No! Allora, sì, tutto bene? Oggi vi facciamo fare un altro giro. Perché c'è un po' di roba da fare nel frattempo. Sì. Stiamo imballando un po' di spedizioni, eccetera. Perché nonostante tutto, noi continuiamo a spedire. E quindi. Quindi tu in scatoli e io faccio, mi faccio esatto, un giro. Tutti diversi. Benissimo. Io. Allora vado dietro. Come senza spavaldare le mani. Vai, buon lavoro, Luca. Grazie. Ciao, io faccio un giro. Intanto, qui abbiamo una novità. Il nuovo combettino della Trace Elliot, molto carino, con la Elf. Qui abbiamo tutti i combettini piccoli, poi ne arriveranno altri. Zona Fender, vediamo questo tour. Vabbè, faccio fare una carrellata veloce. Di nuovo, gli ultimi arrivati erano i Boxer, uno è già andato. Adesso sto preparando un video dove faccio un test tra il DAF e il Boxer, visto che sono amici. E poi abbiamo un po' di Precision. Qui ci sono i Jaguar, uno di quelli già venduto. Qui abbiamo i Jets, solita roba. Insomma, qui abbiamo gli Squire, che abbiamo venduto quasi tutti gli Squire. Sì, in realtà sì, sa quando torneranno. Esatto. Abbiamo un po' di roba in ordine, ma il periodo è quello che è e ci vuole un po' per fare arrivare le cose. Intanto vi faccio vedere anche un po' di magliette fighissime della Cobain, che sono arrivate nuove. Vedete, c'è questa qui con la scritta Fuzz, molto bella. Questa con, si chiama questo? Jimi Hendrix. Qui chi è questo qui? C'abbiamo questa. No, vi faccio fare una carrera, questa bellissima, che c'ho anche, guardate la mia bellissima felpa Destroy. Ci sono tantissime magliette, potete venire qui in negozio. Questa anche ce l'ho, Punkman, bellissima, correte a vederle. Ce ne sono tantissime, di un sacco di colori. Abbiamo anche le felpe e sono tutte molto belle, venite a vederle. Poi abbiamo anche le nostre, ovviamente, di qua. Ma andiamo a vedere, tu cosa stai imballando, Luca? Amplificatori? Sì, amplificatori, per una scuola. Ok. Qui cosa abbiamo? Entry level, ci sono i pivi, questi qui stanno andando molto molto bene, i pivi Milestone. Ne abbiamo venduti già quasi tutti, questi sono gli ultimi due rimasti. Qui abbiamo tutta la sfilza di Ibanez, vedete? È tornato anche questo che avevamo venduto. Di qui sono arrivati gli LTD. Abbiamo 5 corde super cattivi, 4 corde super cattivi e anche questi FGN Fujigen, che sono praticamente quelli che facevano i Fender, giusto? Fujigen è quelli che facevano i Fender. Se non ricordiamo male, dovrebbero essere quelli che facevano i Fender giapponesi. Questi sono dei bassi molto belli, made in Japan. Facci vedere, Luca. Vedete? Sono dei bassi giapponesi, un po' fenderosi. E suonano anche. Suonano bene, costa non tanto, giusto? No, allora, questi qua 6,99. Quella. Quindi più o meno al prezzo di un messicano vi portate a casa un giapponese. Ah, sì, esattamente. Come la tratta, sembra la tratta degli esseri umani. Sì. Non è così, purtroppo non si può più. Non si può, non è come dei tempi in cui compravi e scambiavi giapponesi per messicani. Non si può più. Vi dovete accontentare dei bassi. Salutiamo tutti i nostri amici cinesi e giapponesi. Messicani. Anche loro, sì, salutiamo tutti. Grazie Luca. Andiamo tutti in casa. E poi cos'è che c'è di altro? Qui ci abbiamo ancora. Abbiamo il D-Rock, un po' di Lackland, un po' di G&L, di Tribute. Music Man, Schecter. Qui abbiamo un Hofner, sono tornati gli Hofner anche. Abbiamo sia il piccolino che i violin. Questo fumo che vedete, non vi preoccupate, non sta prendendo fuoco niente, ma è l'umidificatore che spara umidità per tenere i bassi all'umidità giusta, in modo tale che non si seccano. Qui abbiamo, questo qui è bellissimo, guardate che figo questo. Questo qui è l'Hofner Very Thin, che è un semiacustico ma con la cassa molto sottile, molto carino, molto carino. Ci abbiamo gli Ibanez, abbiamo gli Armstrong, molto belli anche questi. Poi abbiamo qua tutta la sfilza di Duesenberg. Luca è lì dietro che scoccia. Qui abbiamo tutti i fretless, 5 corde, fretless 4. Qui abbiamo i bassi, 6 corde e 7 corde. Tutta la sfilza di Tribe. Qui c'è il Tribe Custom Shop. Qui abbiamo tutti gli SF, i Wizard. Guardate che belli.
Oh, questi sono gli ultimi tre rimasti di Sire. Qui c'è un ultimo superstite. Abbiamo altri tribe, uno più bello dell'altro. Questo qui è super fighissimo, c'ha tre pick up. Poi abbiamo i 5 corde. Facciamo un giro veloce di 5 corde. I Banets, Meridian. Questo qui è un Fushigen 5 corde appena arrivato. Pick up Seymour Duncan, guardate che bello. Poi abbiamo tutti i Dingwall, NG3, NG2. Poi abbiamo i Tribe, tipo Precision, Avalanche, Spector, Lackland, Sire by Marcus Miller. Qui abbiamo un 5 corde della Fender, Quire, qui abbiamo i Schecter. Adesso vi faccio fare un giro per l'usato, che ne abbiamo ritirati un po'. Siete pronti? Ecco qua. Questi qui sono invece tutti gli usati che abbiamo disponibili adesso. Probabilmente non li vedete tutti sul sito, perché alcuni li dobbiamo ancora fotografare e caricare. Per cui vi faccio fare un giro turistico qui adesso, così pronti via. Abbiamo uno Squire 5 corde Classic Vibe, questo che è fighissimo, che è un Yamaha semiacustico con anche il piezo, che tra l'altro non fanno più, è molto molto bello. Un Meridian 5, questo che è un Music Man Reflex, cioè faccio vedere anche tutti i prezzi, guarda, questo qui viene 1699, questo che viene 169 è un Ibanez Talman 5 corde, questo che ragazzi è da prendere al volo, un Fender Mike Dirt. Ancora con il, la versione quella con il BDS, quindi il BDS 2, una delle prime versioni, a 1199. Poi abbiamo, questa raga è una bomba, questo qui è un basso di liuteria americana, Don Grosch, a 2005, PGA attivo e passivo, con controllo anche dei toni passivi, ed è una bomba, è come se fosse un Fender Custom Shop che suona vintage ma con l'elettronica attiva e passiva a seconda delle esigenze. Poi abbiamo questo 450, un usato Ibanez di Capo Bartolini, questo che è una bomba, questo qui praticamente è pari al nuovo, non ha un segno, una virgola. 1699, il Fender American Original Aztec Gold, bellissimo. Questo che è un altro, allora questo qui era un 60, un Classic 60 messicano, a cui sono stati tolti i tasti, quindi è stato defrettato molto bene, tra l'altro il lavoro è stato fatto da Jacaranda, che è un lutaio qua a Milano che salutiamo, è stato fatto molto bene il lavoro. E questo qui è 699, un fretless da non farsi scappare. Poi abbiamo un Godin PGA 699 con il battipenno in legno customizzato, anche questo super fighissimo. 399 per questi Ibanez SR600 made in Japan, questo che è entrato da poco, un Rock Bass Streamer 4 a 299 per chi deve iniziare, vuole un bel bass fatto bene, questo qui non è niente male. Poi abbiamo questo, l'unico Gibson che abbiamo al momento, 999, è un SG del 120° anniversario, tanti auguri a te. Reparto Mancini, abbiamo un Cort usato a 290, 5 corde con pickup Bartolini MK1, e poi abbiamo tutti questi qui, tutti neri e tutti Mancini. Abbiamo i Rock Bass e un Ibanez. Se siete Mancini, la vostra scelta è tra uno di questi, altrimenti dovete aspettare qualcos'altro. Poi abbiamo qui gli Ibanez, gli HB, che non sappiamo dove metterli, li abbiamo appoggiati qui, che non si possono appendere, ma sono bellissimi. E appena è entrato anche un Fender Toc, questo non avevo manco visto, un Fender Messico a 5,99, bello bello, questo qui mi sa che dura poco. E abbiamo un po' di promozioni, Schecter, Criteria 3G, Supra, questo è bellissimo, bassi della Supra mi piacciono un sacco, e basta, questi qui, ah no, ne abbiamo anche un altro nel reparto Sadowski, adesso l'abbiamo messo qui perché un ragazzo appena, questo dobbiamo ancora fargli il prezzo, abbiamo appena ritirato questo Music Man 5 corde e se ne è andato con il Metroline, quello che avevamo fatto il video, e le altre sono al momento ancora disponibili. Abbiamo tutte le serie Metro Express, questo che è l'ultimo video che abbiamo fatto, Metro Line Limited Edition, super fighissimo. Abbiamo questi anche, e poi abbiamo tutta la sfilza di Warwick, questo qui che
è la Lamborghini dei Warwick. Questo qui è una bomba, c'ha tutto il corpo in radica, una roba da matti. Abbiamo fatto il video del 4 corde, se non sbaglio, che abbiamo venduto ed è rimasto 5. Questi sono, e poi abbiamo tutti gli altri. Qui abbiamo tutta la sfilza di Warwick e Rockbase. Diteci se c'è qualcosa che volete sentire, che poi ci organizziamo per fare il video. Qui abbiamo un po' di promo ancora, se volete fare degli investimenti sul futuro. Qui abbiamo delle gran promozioni tipo questa, Mesa Traditional Powerhouse 4x10 a 1049,30 euro, mi raccomando, 30 centesimi portatevi di dietro. Questa, se non la compra nessuno, me la compro io, perché è fighissima. E abbiamo tutti questi amplificatori, vedete i cartellini gialli, sono tutte promozioni e le potete trovare, aspetta che faccio così. Tutte le promozioni le potete trovare sul sito nel reparto promozioni, vi metto poi qua sotto il link. Abbiamo un po' di testate, qui abbiamo il reparto degli acustici, c'è questo Guild che è una favola ragazzi, è veramente una bomba, c'ha delle basse che sono mostruose, anche gli altri comunque sono belli. È arrivato questo nuovo di Ibanez, piccolino, con le corde nere. Abbiamo questo anche usato, 3,99 se volete spendere poco. Poi abbiamo i piccolini, c'è arrivato anche questo qui, il Guild Micro, anche questa è nuova. Adesso stanno uscendo un sacco di queste testatine molto piccole che sono comodissime da usare anche in casa. Abbiamo questa della Valiton, poi abbiamo queste qui che sono le Warwick. Queste sono due diverse perché una ha l'uscita USB mentre l'altra no. Questa fa anche da praticamente da scheda audio perché c'ha l'uscita USB, quindi in casa viene molto comoda. Se non viene frega niente di avere l'uscita USB, c'è quella senza. Vedete, sono molto molto piccole, praticamente meno di una spanna. Non sono io che ho una mano gigante, ma sono queste che sono veramente molto piccole. La tendenza è di fare testatine piccolissime, super portabili, tipo la Elf, che adesso è tornata, tra l'altro quella qua, è tornata anche la Elf. Abbiamo venduto un bel po' di queste con la sua cassa 2x8. Poi abbiamo un po' di combo GR, abbiamo i Dark Crash. E questo qui era il tour virtuale del negozio di febbraio 2021. Spero vi sia piaciuto. Se avete qualche domanda, scriveteci pure. Se avete visto qualche basso che vi interessa, scriveteci, così possiamo o provarlo oppure venite voi a provarlo direttamente qui se potete, se no ve lo spediamo. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!